Benvenuti a Lezione con Sento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di psicologia della comunicazione. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornata e aggiornato sui video che vengono pubblicati. Ti invito a seguire Sento che Posso anche su Facebook, Instagram e Twitter. Riprendiamo quindi le nostre lezioni di psicologia della comunicazione, stiamo affrontando l'approccio pragmatico alla comunicazione e oggi in particolare affronteremo il principio di cooperazione. Paul Grice sostiene che la comunicazione è un processo costituito da un soggetto che ha intenzione di far sì che il ricevente pensi o faccia qualcosa, operando in modo che il ricevente riconosca che l'emittente sta cercando di causare in lui quel pensiero e quell'azione. Egli mette in evidenza come la comunicazione sia possibile solo se si attua questo processo di conoscenza reciproca e condivisa. Secondo Grice, non sarebbe in gioco solo l'intenzionalità informativa, attraverso la quale il soggetto A trasmette a B qualcosa che non sa, ma anche l'intenzionalità comunicativa, in cui il soggetto A vuole rendere consapevole il soggetto B di qualcosa di cui prima non era consapevole. Entro questa prospettiva pragmatica, il successo della comunicazione si fonderebbe sul principio di cooperazione. Che cosa dice questo principio? Dice: dai il tuo contributo al momento opportuno, così come è richiesto dagli scopi e dall'orientamento della conversazione in cui sei impegnato. Sulla base di questo modello, lo studioso ha approfondito i processi attraverso i quali diventa possibile capirsi e comunicare nel corso degli scambi della vita quotidiana. Questo principio di cooperazione viene declinato in base a quattro massime: la massima di quantità, la massima di qualità, la massima di relazione e la massima di modo. Secondo la massima di quantità, dai un contributo che soddisfi la richiesta di informazioni in modo adeguato agli obiettivi della conversazione. Il che significa non fornire un contributo più informativo del necessario. Secondo la massima di qualità, non dire ciò che ritieni falso, non dire ciò per cui non hai prove adeguate. Secondo la massima di relazione, sii pertinente. E secondo la massima di modo, sii perspicuo, evita le espressioni oscure, evita le ambiguità, sii breve e sii ordinato nell'esposizione. Queste massime sono di natura convenzionale e, secondo Paul Grice, noi le apprendiamo attraverso le esperienze. In questa lezione abbiamo affrontato il principio di cooperazione. Abbiamo distinto tra intenzionalità informativa e comunicativa. Abbiamo sottolineato che il successo della comunicazione si fonda su questo principio di cooperazione che si declina secondo le quattro massime di Paul Grice: massima di quantità, di qualità, di relazione e di modo. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, continua a seguirmi. A presto!